Buongiorno a tutti. Oggi cominciamo una nuova serie di lezioni di lingua araba intitolata L'arabo leggero, ossia leggerò. Si tratta di lezioni abbastanza leggere, di poca durata, alla portata insomma di tutti. Potete seguire le lezioni senza impegnarvi eccessivamente. Come prima cosa vi consiglio di mettere, di avere a portata di mano, preparare un quadernone a righe, così potete annotare le lezioni man mano che li facciamo. Va bene? Allora, scriviamo prima il titolo di questa serie di lezioni, ed è esattamente questo: l'arabo leggero. Ossia, leggerò. Cominciamo subito a dire che nella lingua araba si scrive da destra verso sinistra, quindi il verso per la scrittura e per la lettura è questo qui. Quindi si parte da qui e si prosegue da destra verso sinistra. Un'altra cosa che dobbiamo dire subito è che il numero delle lettere dell'alfabeto arabo, cominciamo ovviamente con l'alfabeto, dell'alfabeto arabo, sono 28, 28 lettere, 28 lettere. Poi con il procedere delle lezioni vedremo i vari tipi di lettere, che siano consonanti oppure vocali. Cominciamo subito con la prima lettera. La prima lettera è questa qui. Voi avete il quadernone con le righe messe così, voi prendete come riferimento sempre il rigo, un rigo. Allora, da un po' sotto il rigo superiore o comunque nel primo rigo ad una certa altezza, scendete fino ad arrivare al rigo. Questa è la prima lettera, questa lettera si chiama Aleph. Aleph. Molto semplice. Una linea verticale che va dall'alto verso il basso. Proviamo a scriverla un'altra volta. Aleph, Aleph, Aleph. Poi scrivete sempre sul vostro quadernone. La seconda lettera è questa qui. Allora, da sopra il rigo scendo un pochino e poi vado sul rigo e poi risalgo, così con degli diciamo arrotondato. E ci metto un puntino sotto. Questo è un puntino. Questa è la lettera Ba. Si chiama lettera Ba. Va bene? La prima lettera, il suo suono è la A. La seconda, il suo suono corrispondente nella lingua italiana, è la B. La terza lettera è questa qui. È uguale alla seconda, ma ha la differenza di avere due punti sopra stavolta. Questa lettera si chiama Ta e corrisponde alla lettera italiana T. La terza di questo gruppo di lettere molto simili, ma molto diverse come pronuncia, è questa qui, quindi uguale, però ha di sopra ha tre puntini.
Questa è la lettera fa, possiamo indicarla così, e questa è una lettera che possiamo indicarla con un puntino rosso per dire che questa è una lettera che non c'è nell'alfabeto italiano e allora bisogna impararla. Questa si pronuncia così, fa, la lingua in mezzo ai denti, e poi fa, ecco, fatto. Potete, chi conosce l'inglese è uguale alla TH in inglese nella parola, per esempio nella parola thief oppure truth. Va bene? Allora, queste sono le prime quattro lettere e sono Aleph, Ba, Ta, Tha. Annotateli, annotateli sul vostro quadernone e fate tante ripetizione fin quando la lettera non diventa abbastanza facile, sia come scrittura ma sia visivamente. Appena vedete questa con un puntino sotto, sapete che si tratta della ba, e questa con due puntini sopra nella ta, e con tre puntini sopra fa. Alef, ba, ta, fa. Vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto nella prossima lezione della serie L'arabo leggero. A presto. Ciao ciao.